Ciao, poveri dubbi, sono in diretta e con questa nuova fantastica puntata. Oggi sono qua, ti è tornato su Madfather! E continuiamo questo fantastico episodio per vedere cosa succederà in questo preciso e strano momento. Senza domande, bando alle ciance e iniziamo! Nelle puntate precedenti eravamo rimasti in un punto brutto, diciamo. Avevamo ammazzato questo stronzo grosso e un colmo. E abbiamo salvato, yeah! Maria? Signorina, sei ferita? Dimentica, mi scappa in un posto sicuro. È pericoloso qui. Dov'è mio padre? L'ho sentito urlare dalla mia stanza. Ah, devo salvare il dottore. Oh, non puoi andare con quella ferita. Ma, Maria, cosa è successo a mio padre? Il dottore è più avanti. Sua moglie, lei. Mamma! Sua moglie, mia madre! Che intendi dire, Maria? Maria? Cielo, sembra sia svenuta. Oh no! Oh shit! Ancora tu! In ogni caso sembra che tuo padre sia già andato via. In profondità dell'abirinto sotterraneo. Cosa hai visto, Maria? Mio padre è morto, vero? Cosa sta succedendo? Non dimmi che è la maldizione! Potrai confermare i tuoi sospetti soltanto andando avanti, no? Che tipo strano. Matre! Mamma? Sei tu? Aspetta! Non è possibile, ero davvero mamma! Certo che sì. Perché mamma stava. Deve essere la maledizione, vero? È la maledizione! Non hai notato? Questa tragedia è stata portata dal potere della maledizione di una donna. Il rancore verso tuo padre. Quel rancore è diventato una maledizione che cerca la morte di tuo padre. Può quella donna essere. Quindi realizzi, sì, è tua madre. Non può essere! Perché lo pensi? Perché mamma amava papà. Mamma capiva che il suo lavoro. E mio padre amava mamma. Mamma non era felice. Non posso credere che abbia rancore verso mio padre. Ma forse mamma non piaceva mai a papà e Maria. Non voglio che sia vero, ma. Quindi andrai a cercare la verità? Wait. Dov'è il mio corpo? Te lo cerco subito, il tuo corpo. Non ho abbastanza coraggio per guardare. Vieni qua. Trovato. E ora? Grazie, signorina. Prego. Ho appena ridato il corpo a una persona. Sì! Vedi che sono gentile. Pieno di robaccia. Pieno di robaccia. Ah, c'è il corpo? Hai ottenuto scala. Oh, so dove devo portarla. Allora, se andiamo da questa e mediamo la scala. Yeah! Cos'è? Questa è. Mini motosega. Premi il tasto speciale per equipaggiare la motosega. Al momento può essere usato solo nel seminterrato. Ricordo che mio padre mi ha schedato per averci giocato una volta. Che cacchio, una mini motosega. Aia, cosa stai pensando di fare agitando quella cosa? Scusa! Non volevo giocattolo, è un oggetto molto pericoloso. Hai capito? Non giocare mai più con cose del genere. Scusa, padre, sono felice che non ti sia fatto del male. È strano, però. Pensavo che questo fosse da qualche parte al di fuori della tua portata. Dove l'hai trovata, Aya? Mi spiace, padre. Ok, abbiamo una motosega che ci servirà prima o poi per qualcos'altro. Cosa ci servirà? Andiamo un attimo dall'altra parte, cosa c'è? Nulla. The fuck? Se qualcuno mi avesse afferrato per le gambe. Oh no. L'ho trascinata via! Oh! Ah, vedi? Il vecchio uomo mormora tra sé e sé. Maledetto. Fa tutto, dice. Così illuso da bella natura. Era uno. Uno è anche più pazzi del dottore. Ma che importa? Cosa dovrebbe avere gamma, suppongo. Gemma!
Ah, se chiami i tuoi occhi. La porta è chiusa. Ah, cerchiamo gli occhi della ragazzina lì. Da questa non posso andare, quindi. Salva, vediamo da questa parte cosa c'è. Occhi. Ma prendi gli occhi. Ok, andiamo dalla ragazza. Ah, torniamo dalla ragazza, gli diamo gli occhi e via. Let's go. Vediamo cosa dice. Ok, ho dell'acqua, cioè ho un secchio, quindi potrei andare a prendere l'acqua. Ah, il fuoco, ok. Ho trovato i miei occhi. Riesco vedere. Grazie. Oh, prego. Una gemma. E abbiamo aperto la porta qui. Ora sappiamo di nuovo. Vedi che sono un genio io. Appena sceso le scale. Mi stai impedendo di andare avanti? Devo passare di qui per salvare mio padre, quindi per favore fammi passare. Cosa posso fare per convincerti? Ok. Mi stai seguendo? Vuoi andare a casa? Vuoi andare fuori? Capisco. Vieni con me, ti porterò fuori. Poi fammi passare, ok? Andiamo! Non è più c'è più, è rimasta indietro. Questo è. Io. Sono i vestiti della ragazza. Oh no. Cosa sta succedendo? Oh no. Padre? Sta ferma, va bene. Padre! Adesso iniziamo. Cosa sta facendo? Fermo, padre, sono io. Non riesco a parlare. Oh no. Oh. No, poverina. Dov'è la ragazzina?
No! Ah, ok. Mio padre diceva sempre questo, ci sono un sacco di immagini schifose, quindi non voglio guardare. Ah, ok. No. Questi coniglietti somigliano a palla di neve. Non voglio guardare. Oh no. Lui non... What the fuck? Ok, scopriamo cosa c'è qui. Hai trovato un diario. Ma questo qua... Ma per caso questo è il diario di Maria? Oh, legge il diario. L'autore è passato un anno dal giorno in cui sono venuto in questa magione. Non dimenticherò mai quel giorno. Per favore, cibo. Oh. Cibo, qualcuno. Una vagabonda. Potrebbe essere un buon soggetto per il mio lavoro. È piuttosto vedere qualcuno di così magro. Vieni a casa mia, per favore. Ti darò vestiti e deliziosi pasti. Che stronzo. Queste persone come me, brutte ferite e far male, magari posso fare qualcosa. Sono sorpreso, stava per morire ma si è rimesso durante la notte. Sembra aver ricevuto un trattamento eccellente. L'hai curato tu? Sì. Che utilità, sei essenzialmente talentuosa. Per favore, io... Non posso affatto sprecarla. Qual è il tuo nome? Ah, io sono... Maria. Maria? Un nome appropriato. Maria, saresti la mia assistente? Oh? Non voglio perderti, per favore, resta con me. Beh, mi affideresti il resto della tua vita? Sì. Oh. Voleva prima torturarla, ma appena visto che lei era utile.
Sì, ma inizialmente voleva ucciderti. Non ho mai veramente saputo niente di Maria in fondo. Anche Maria deve amare il papà. Ok, abbiamo scoperto alcune cose di Maria che adesso possiamo andare a rompere le palle. Maria! Ma allora, quella stanza mi è servita per qualcosa o sbaglio? Secondo me c'è qualcos'altro in questo appartamentino qua. Tipo. Io ricordo un giovane ragazzo, era adorabile anche più della signora. Nel momento in cui mi ha visto, è scappato piangendo. Mi faccia davvero così spaventosa, anche la mia signora sembra spaventata di me. Ok, abbiamo preso questi, quindi. Chiave eroginità! Ah, divertente, ok. Ok, possiamo passare di lì, quindi. Questa è chiusa a chiave. Patre. Lo sconosciuto dagli occhi rossi diede a Jack il potere di maledire gli altri. E Jack disse: "Ti ringrazio, sconosciuto dagli occhi rossi. Adesso posso vendicarmi." "Ehi, mamma, sì, Aya? Che cos'è che fa sempre papà là sotto?" "È un lavoro molto difficile. Capire quando sarai più grande, Aya. Voglio essere più grande presto, allora." "Aya, qualsiasi cosa succeda, non dovresti dire a tuo padre." "Mamma, qual è il tuo problema?" "Qual è il problema, sorry? È ovvio che non lo direi mai a mio padre, capisco." "Mamma, non ti piace papà?" "Ah, oh, nulla del genere, sono con te, come Tea. Ma tuo padre allo stesso modo. Più, può essere un po' imprevedibile, quindi sopportiamoci qualsiasi cosa succeda. Promesso?" "Sì." "Ok, ora torno alla storia." Oh no, è una scelta difficile. "Ho promesso a babba che a qualunque costo avrei aiutato papà. Aspettami, padre." Hai ripreso i sensi? "Non ti preoccupare, sono un tuo alleato." "Ah, sono
Scusami per averti spaventata prima, non mi aspetto di averti sorpresa. Cacchio. Chi l'ha finita la tua faccia? È stato mio padre? Non preoccuparti, è acqua passata. Tutti ce l'hanno con mio padre. Lo odi anche tu, non è vero? Per il nostro odio per tuo padre non possiamo essere salvati. Quindi sono venuto a salvarti. Andiamo via da qui insieme. Non posso. Devo salvare mio padre. Non andare. Alcuni di questi cadaveri tenteranno di uccidere anche te. Se resti qui perderai la tua vita. Ma l'ho promesso, qualsiasi cosa succede non posso lasciare mio padre. Lascia stare tuo padre. No, lo salverò. Lasciami. Ascoltami. Lei mi ha chiesto di farlo. Lei ha chiesto. Signorina. Motherfucker! Stai bene? Maria! Ma. Perché non se ne va? Perché mio padre. Lasci il dottore a me, la prego, lo prometto che la riporterò indietro. Quindi, per favore, signorina, devo scappare da quel gatto da questa parte sicura. Maria, fammi venire con te. Se le successe qualcosa, signorina, il dottore me ne rimarrebbe distrutto. E ciò che risiede più avanti, beh. So che deve essere difficile. Andrò avanti da sola. Sembra che stia venendo a incontrarmi. Mia signora, non farò come vuole lei. Sistemerò tutto. Ah no! Eppure non si muove. Oh no! Ah, ciao! Signore, il passaggio era un po' ostruito, quindi l'ho liberato. Ah, grazie. Oh, appare davvero in posti inaspettati. Dunque, hai risolto l'enigma per aprire questa porta? No, ma ho capito come si fa. Per il vaso, come faccio? Dovrei trovare dell'acqua. So come si risolve, ma devo avere dell'acqua. Allora, dove la troviamo l'acqua? Forse. Questo andrebbe bene? È crudo, non voglio del prosciutto crudo. Allora facciamo prosciutto cotto, stronza. No, signorina. Ti va bene questo? Ha il profumo del mio prosciutto fritto preferito. Fritto? Proprio come quello della mamma. Beh, non era proprio agli stand di mamma, ma era davvero buono. Non ho mangiato nulla da quando sono stato chiuso qui. Morivo di fame. Maria si aveva portato cibo giù nella cantina. Non l'hai mai avuto? Tutti gli altri avevano cibo, ma io no. Oh. Ma no.
Tieni. Come ringraziamento per il buon cibo. Beh, grazie, suppongo. Giusto. Cosa mi ha dato? Fazzoletto. Allora, proviamo. Ah, ma aspetta, ma lui ha... Mio diario. Oh no. Saio X, sono nato, ho dormito rannicchiandomi accanto a mia madre. Ho ucciso un animale per divertimento, ne sono diventato dipendente. Ci sono sempre gatti e uccelli morti in camera mia. Mia madre si arrabbia quando scop li scopre quando mia madre è fuori. Nasconde i cadaveri nei cassetti. Ho ucciso mia madre, l'ho spaventata e sono scappato molto molto lontano, vicino all'oceano. Dimenticare tutto, ma non potevo dimenticare il bel viso di mia madre morta. Ne ho ucciso un altro, alla fine sono diventato dipendente dal vedere il viso delle persone morte. Ok. Dopo questo strano episodio, finiamo così con come fate? Continuiamo la prossima volta. E niente, quindi da India è tutto, ci vediamo alla prossima. Se questo video vi è piaciuto, lasciate una bella zampata del suo mi piace e noi vediamo di ritrovarci alla prossima e fantastica puntata.